Oggi ultimo giorno di gita della Sardegna, si va alla Asinara, che è un'isola a nord di Stintino, che è un parco naturale, protettissimo e tutto, quindi bisogna andarci con una guida e adesso stiamo andando a visitare. Ci hanno portato in gommone all'Asinara e adesso andiamo con un Range Rover a fare la visita dell'Asinara. Si sta muovendo, ecco, girati un po' a sinistra. Ecco, perfetto, ci sta spostando. Obbediente. Vieni pure qua. Beh. Vabbè, non fa mica niente. Penso che arriva da 19. Sì, adesso stanno sotto i fichi perché cercano un po' di fichi maturi. Ma si ricorda che si sta avvicinando. No, non si sta avvicinando. No, 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 ormai almeno sui cinghiali hanno imparato le persone che non devono dargli il cibo. Semplicemente continuano a girare qua, sanno che noi li osserviamo, quindi non hanno comunque paura di noi, ma se voi scendete dalla macchina naturalmente questa se la dà a subito. Sono sicuramente un po' più confidenti in questo periodo perché in generale forse non hanno così tante risorse alimentari, ma se guardate ci sta osservando, si rende conto che è un rumore diverso, ma grande. È comunque guardino. È quasi un Rambo, nel senso che ha tutti i segni dovuti a scontri. Non immaginatevi degli animali docili, non sono il ciuchino di Shrek per intenderci. Sono degli animali anche abbastanza scontrosi fra loro e spesso le orecchie vengono prese a morsi, quindi anche quello, appunto, a volte vedete le orecchie intere, a volte no. Là per esempio c'è un altro di asinello di tutta la vegetazione. Questo asinello, che comunque è un adulto, più di così non cresce, appartiene alla razza asino grigio sardo. Viene spesso chiamata chiesetta degli arabi di Città delle Finestre, anche se poi gli arabi qua non ci sono mai stati, ma anche il cimitero dei polacchi. Il cimitero dei polacchi si avvicina maggiormente a quella che è la storia dei bisogni della Sardegna. Quella spiaggia lì che ho appena fatto vedere è dedicata a ricerche scientifiche e quindi non ci si può neanche fare il bagno, non l'ha mai fatto nessuno da decenni. Sardo lo riconoscete per la statura abbastanza limitata, quindi al massimo va poco più sul metro del Garrese, poi ha la croce sulla schiena, la croce che viene chiamata croce di Sant'Andrea, e poi queste zebrature anche nelle zampe. Siamo nella zona dell'ospedale
e tutta questa area qua è dedicata all'infermeria e l'ospedale appunto, e in più si trova anche la quarantena, e ovvero un palazzo dedicato alla quarantena in cui le persone che si trovavano su una nave in cui era stato individuato un virus o qualcosa del genere passavano 40 giorni lì dentro per quarantena. Aveva prima era un panificio, poi è diventato l'ufficio matricola e in seguito appunto adesso è la sede della polizia. Dato che il carcere fu chiuso nel 97, si può ancora vedere una grossa parte degli oggetti personali dei detenuti, perché proprio nel 97 è stato chiuso il carcere, nel 2002 è stato istituito riserva e quindi non è stato toccato in pratica. Quindi adesso entriamo nelle stanze dell'infermeria. Con la sedia, l'armadietto con tutta la roba. Questa qua è la struttura che ha ospitato Totò Riina invece, che adesso è gestita da Libera. Eccoci qua. E qua è il corridoio dove ci sono le celle di massima sicurezza. E nell'ultima cella, questa qui, è dove è stato Totò Riina per qualche anno. C'è il cortile dove facevano il quarto d'ora d'aria i detenuti di questo carcere. Questo invece che sto attraversando ora è il cortile esterno, ma ancora più esterno di questo carcere qua. E vabbè, ci coltivano l'uva adesso. Ed eccoci qua, qui sono i posti di controllo, della struttura. Ritorno in macchina, adesso andiamo nella prossima zona.
Ok, c'è stato in spiaggia, bellissimo. E adesso si ritorna a Olbia.